Cari amici di War Room Books, se la ricerca della verità è il compito del buon giornalismo, il libro che presentiamo oggi fa tesoro di una regoletta morale e metodologica che l'erudito monaco francescano Guglielmo da Baskerville suggerisce al novizio Abso da Melk nel celebre romanzo Il nome della rosa. E la verità, dice il coltissimo francescano, non è mai ciò che si racconta e si vede a prima vista. Bisogna cercarla andando dietro alle cose e soprattutto sfidando i nostri pregiudizi. Le cose che non ci diciamo fino in fondo, edito da Garzanti e in libreria in questi giorni, si pone questo obiettivo e ci mette di fronte a quella che potremmo definire una seduta di autocoscienza collettiva sulle ragioni del declino italiano. La conduce con mirabile maestria un maestro del giornalismo contemporaneo, due volte direttore del Corriere della Sera, una lunga volta del Sole 24 Ore, editorialista e saggista di successo. Benvenuto a War Room Books, Ferruccio De Bortoli. Grazie Alessandro, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. E allora, prima di dirci la verità, diciamoci perché abbiamo così paura della verità. Perché questo paese nasconde la testa sotto la sabbia? Perché abbiamo una forte predilezione per le cose che debbono accadere oggi, domani, al massimo dopodomani, e non vogliamo dare uno sguardo in prospettiva a quello che è ormai il declino inarrestabile finora del nostro paese. Eppure abbiamo tante qualità. Però siamo un po' miopi ed egoisti, e siamo anche abituati troppo bene. E nel libro c'è una sostanziale difesa della società civile e una critica spietata della classe dirigente. È come se tu pensassi che i rappresentanti sono peggiori dei rappresentati. Se così è, perché è accaduto che i peggiori hanno assunto la delega e la responsabilità di guidare il paese in questo momento storico? In una società corporativa quale la nostra può accadere, e anzi accade spesso, e adesso naturalmente noi assistiamo a una corsa delle varie corporazioni a spartirsi una sorta di tesoretto europeo, parola terribile che io non userei mai, ma la uso semplicemente per metterla al bando. E poi la critica è a tutta la classe dirigente, non solo a quella politica, ma anche e soprattutto alla classe dirigente privata. E il fatto che comunque in questi ultimi anni abbiamo lasciato che le istituzioni venissero occupate da una parte della società che non trovava un percorso di successo nelle professioni, nel lavoro e nella vita di altro tipo. Diciamoci allora la verità anche sul governo. Il giudizio che si trae dalla lettura di questo libro è abbastanza liquidatoria. Da una parte scrivi: la novità politica degli ultimi mesi è un certo allineamento tattico del PD alle pretese economiche dei 5 Stelle, la religione del debito e la missione salvifica dello Stato. Dall'altro c'è un cedimento anche alle ragioni del sovranismo, all'idea o l'illusione che piuttosto che finanziare il rilancio del paese con il MES possiamo fare, come dice Salvini, debito pubblico con buoni del tesoro acquistati dagli italiani. Insomma, se questo è il tuo giudizio sul governo, che cosa pensi che sarebbe il bene dell'Italia? Un governissimo, una crisi, tornare al voto? Qual è il tuo punto di vista in questo momento storico? Guarda, io penso che le condizioni servano, cioè noi ci siamo battuti per non avere le condizioni, per esempio sull'utilizzo del MES, che peraltro non ha le condizioni, insomma, no? Ma per fortuna ci sono state in questi anni le condizioni, per fortuna siamo stati parte dell'Europa, se no saremmo il Venezuela, parliamoci chiaro, no? Con tutto il rispetto poi per i nostri amici venezuelani. E quindi c'è una mancanza di senso di responsabilità, come l'idea che insomma il vincolo di bilancio sia qualcosa di astruso che viene imposto da paesi frugali. Il vincolo di bilancio fa parte della vita
di tutti i giorni. Avremmo maggiori vincoli di bilancio se fossimo fuori dall'Unione Europea. Non si può pensare di indebitarci senza limiti. Quello che sta accadendo oggi, caro Alessandro, è esattamente questo. Il denaro non ha più costo, quindi perché ridurre gli sprechi? Quindi perché dire di no a qualcuno? Quindi perché scegliere? Quindi perché in qualche modo dare una prospettiva al paese? Possiamo accontentare tutti, ma allora perché pagare le tasse? Perché pagare le tasse? E poi c'è questa idea salvifica che lo Stato possa ritornare ad essere un ottimo produttore siderurgico, dopo quello che è accaduto nel Novecento, possa essere ancora un banchiere avveduto e mettere insieme tre debolezze, come si parla in questi giorni, e farne una grande banca nazionale. No? Ecco, per quello che dico che i 5 Stelle stanno perdendo la battaglia politica, ma quella culturale, ahimè, la stanno quasi vincendo, perché in qualche modo lisciano il pelo ai difetti italiani dalla parte peggiore. E perché l'etica dei 5 Stelle è diventata, diciamo, si è infiltrata anche nella cultura politica delle forze che si dicono non populiste? Vuoi dire questo? Ma sì, perché sai, c'è un populismo anche di governo, non c'è soltanto il populismo. Ma prendiamo un esempio. Allora, quota 100 è stato un fallimento dal punto di vista della creazione di posti di lavoro per i giovani. Sì, giusto. Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento dal punto di vista della creazione di posti di lavoro? Poi possiamo discutere sulla sua utilità come allargamento del vecchio reddito di inclusione. Allora, questi due provvedimenti che sono stati bocciati dalla Corte dei Conti dovrebbero spingere coloro che li hanno votati a dire agli italiani: ci siamo sbagliati. Eravamo animati dalle migliori intenzioni, ma vi abbiamo imbrogliato. E diciamo anche che forse non c'è opposizione, se, voglio dire, coloro che li hanno proposti possono semplicemente cambiare idea senza fare autocritica e trovare magari Brunetta che dice: Di Maio è un genio. Certo, sai, così. Del resto qui il trasformismo ha degli aspetti così coloriti da van spettacolo che prima o qualche tempo fa, prima del Covid, ci divertivamo anche. Adesso è una constatazione amara anche di un declino di quella che è l'etica pubblica. Riconosciamo gli errori. Quanti errori abbiamo fatto io e te nei nostri articoli, anche nei nostri libri? Per carità, si fanno degli errori, si prova e si ammette che sono stati fatti degli errori. E poi però questa idea che sta infiltrandosi anche in forze politiche di stampo liberale, anche in forze politiche diverse dai populisti, è che si possa distribuire. Questo è un paese che distribuisce, ma a chi produce? Cosa distribuisce? I debiti. Allora, prima o poi bisognerà dire agli italiani che si pagano dei prezzi, che si dovranno fare dei sacrifici, che bisognerà studiare di più, che bisognerà rimboccarsi le mani, che non lo dice nessuno. Ragione Ricolfi, è una società signorile di massa che pensa di vivere di rendita per certi aspetti, e questa è un po' la tendenza. Per fortuna c'è un capitale sociale, per fortuna c'è una parte produttiva che è aperta al mercato. Invece nella concorrenza cosa vogliamo fare? La concorrenza non ci piace, come dice Di Maio, sfuggiamo dalle logiche di mercato, come dice Virginia Raggi, le industrie pubbliche e le società pubbliche non devono guadagnare. Fantastico. Senti, direttore, e poi torniamo al bellissimo libro, ma se così è, il 9 dicembre, quando Conte va in Parlamento, che cosa succede e che cosa sarebbe meglio che accadesse? Ma guarda, io sono dell'avviso che in una fase così drammatica della vita del Paese non si debba cambiare governo. E mi auguro sempre che ci sia un sussulto di ragionevolezza, di responsabilità, di buonsenso. Chiamiamolo così. Non possiamo permetterci di cambiare governo in questa fase e neanche pensare che possa arrivare un governissimo oppure un governo tecnico, a parte il fatto che bisogna poi votarli i governi tecnici, perché per fortuna siamo ancora una democrazia rappresentativa. E io spero che ci siano dei vincoli stringenti, perché guarda, il Next Generation EU, che noi poi traduciamo
Recovery Fund, non lo traduciamo prossime generazioni, perché se lo traducessimo prossime generazioni si capirebbe subito che non è qualcosa da dividere per noi, per le nostre corporazioni, ma qualcosa da investire per gli altri, sul capitale umano, sul futuro del nostro paese. E beh, insomma, questi vincoli sono vincoli, per fortuna, molto stringenti. E non basteranno, peraltro, questi fondi, come tu scrivi, questo grandissimo piano di investimento pubblico, il più grande della storia unitaria, non basteranno per trasformare la nostra economia, renderla più resiliente e sostenibile e competitiva, e per far sì che la società sia più giusta e inclusiva, se non scattano delle energie morali, quelle a cui fai riferimento in questo momento, no? Però al netto di questo scatto morale, poi ci sono proprio i rimedi tecnici. Tu dici anche in questo libro che se gli italiani avessero potuto ascoltare dalla viva voce di Vittorio Colao le proposte della task force da lui coordinata, avrebbero compreso meglio il cammino delle riforme necessarie per strappare il paese dal declino. Purtroppo quelle proposte sono state letteralmente occultate. Perché è accaduto questo? Perché, sai, l'istituzione della task force di Colao, che secondo me ha fatto un ottimo lavoro, così come gli stati generali del giugno scorso, sono state delle soluzioni di marketing. Noi assistiamo a molte idee di marketing, a ballon d'essai, in cui magari si guarda qual è l'effetto sul consenso del Presidente del Consiglio. Però quel lavoro è un lavoro estremamente serio, che dice poi alla fine, guardate che poi i programmi europei vanno nella direzione della transizione energetica, dell'inclusione e della digitalizzazione. È lì che dobbiamo andare. E dobbiamo migliorare il capitale umano, dobbiamo rendere il mercato più concorrenziale, dobbiamo fare in modo che nascano nuove imprese. Noi siamo il paese nel quale i giovani non si sentono spinti a fare impresa. Le imprese giovanili, il tasso di crescita nostro è il più basso d'Europa, perché comunque si ha un'idea ideologica contraria al mercato, alla concorrenza, all'attività privata, come se il pubblico tesse sempre dare delle risposte convincenti, ragionevoli ed efficaci. E in quei progetti, cioè, sono progetti di persone che per fortuna ci sono, sono esperti e che rappresentano quell'Italia che sta sui mercati globali, che compete, che ha una produttività molto elevata, ma proprio perché sta sui mercati globali, non viene protetta al proprio interno. Noi abbiamo una quota di economia che negli anni 70 era più aperta al mercato di adesso. La parte nostra di servizi è chiusa al mercato. Si parla più di liberalizzazione. Esatto. E restiamo sulla commissione Colao. Una volta ho chiesto al ministro dell'università, Manfredi, perché la commissione Colao ha fatto queste proposte e non sono state accolte. Lui mi ha detto che erano alcune, quelle sulle università, erano elitarie, differenziavano il sistema tra atenei di serie A e atenei di serie B. Personalmente sono convinto che una certa dirigente di centrosinistra sia inguaribilmente ancorata a una visione dello sviluppo che si fonda su presupposti statalisti, antimeritocratici, eccetera. Ora, questo è un tema solo della sinistra o è una malattia del paese complessiva? Guarda, questo fa paura anche a destra, o sbaglio? Ma guarda, è una malattia del paese. Poi, tra l'altro, questa differenziazione di valore tra le università, cioè nell'offerta educativa del nostro paese, che riconosciamolo spesso è di grande qualità, di grandissima qualità, la fanno gli stessi studenti, la fanno le stesse famiglie quando si spostano. Perché adesso noi abbiamo avuto una crescita delle immatricolazioni, un dato estremamente positivo se specialmente confrontato con quello che era accaduto dopo la crisi finanziaria del 2008-2009, quando avemmo una caduta delle immatricolazioni. Però sai, scusami se ti interrompo, c'è una ragione precisa, sono state azzerate le tasse. Esatto, esatto. Un sacco di gente di iscriversi davanti casa, poi bisogna vedere. Esatto, esatto, esattamente questo, esattamente questo. Questo non è un investimento sul capitale umano, ma è qualcosa, è un investimento su un parcheggio umano.
perché tu non stimola la mobilità delle persone di valore verso le offerte educative migliori, anzi magari le spinge ad andare all'estero da questo punto di vista. Ecco, questa è un po' l'idea, è come un'idea egualitaria, tutte le università sono sullo stesso piano, tutte possono fare le stesse cose. È chiaro che questo è un modo anche per essere un freno rispetto a quella che è la storia dell'educazione a livello internazionale, perché poi i nostri vanno all'estero e ovviamente vanno a scegliersi le università migliori, peraltro molto costose. Senti, quindi c'è una cifra ideologica, c'è una cifra corporativa. Il governo che fa marketing guardando al consenso. E allora, come si disancora la politica del welfare dalla ricerca del consenso? Perché mi pare che sia questa la grande questione della democrazia italiana che tu poni, o no? Assolutamente sì, cioè questa. Come intanto ritornare a un'idea che esiste comunque un vincolo di bilancio, che le risorse sono scarse, perché l'economia è la scienza dell'amministrazione delle risorse scarse, mentre oggi siamo in una condizione paradossale di abbondanza, no? Anche perché sono stati in qualche modo in questa fase bloccati due mercati, quello del credito e quello del lavoro, cioè non c'è un prezzo, non si forma più un prezzo, no? Quindi è come se fossimo stati sospesi. Allora ritornare per esempio a porsi le domande principali: perché non cresce la produttività? Siamo un paese che si sta svuotando, non un paese sotto assedio dall'immigrazione, ci stiamo svuotando. Nel 2021, guarda, questo è il dato che mi colpisce di più, noi avremo meno di 400.000 nati, non era mai accaduto dall'Unità d'Italia in poi, e quindi un paese che invecchia, che quindi ha un peso rilevante di quello che è il welfare assistenziale. Se veramente fossimo coerenti con tutta l'attenzione che abbiamo avuto in questi mesi ai temi dell'anzianità fragile, complessa e cronica, beh, insomma, ci imporremmo un'assicurazione obbligatoria per tutelare la non autosufficienza che esploderà nei prossimi anni, e quella assicurazione obbligatoria sarebbe un modo anche di proteggere i giovani dal peso eccessivo che avranno gli anziani sul loro destino. Allora, il dato corporativo è un elemento centrale, e tu scrivi che ogni piccola constituency ha un potere di pressione e di ricatto del tutto sproporzionato rispetto al relativo apporto all'interesse generale, cioè prendono più di quello che danno, no? Perché questo? Io mi sono chiesto questa domanda, mi do questa risposta. Credo che questa sproporzione è direttamente proporzionale alla capacità mediatica di incidere dei gruppi di pressione condizionando la politica. E la mediatizzazione è un tratto patologico della nostra democrazia, ma se così è, il giornalismo che responsabilità ha? Beh, intanto sai, la definizione che io trovo sempre calzante del redattore è quello che separa il grano dalla pula e non pubblica la pula, ovviamente, no? Mentre noi spesso la pubblichiamo, anzi è diventato un elemento decorativo e irrinunciabile della ricerca anche del consenso, perché così come la pessima politica in qualche modo liscia il pelo dalla parte sbagliata del proprio elettore, il pessimo giornalismo fa la stessa cosa con il proprio lettore o con il proprio spettatore. Poi c'è una questione morale che nel libro tu richiami più volte, la voglio prendere dalla cosiddetta vicenda dello scandalo delle rinnovabili, che come tu racconti ha aperto la strada a uno sperpero di spesa pubblica e di speculazione privata per investimenti obsoleti e inutili all'economia energetica del paese. E mi pare molto la prova che non ci sono i buoni e i cattivi, cioè che i buoni, anche quelli che si proclamano alfieri di un paradigma alternativo a quello del capitalismo dannato, portano in sé gli stessi vizi dei vecchi, è così? Assolutamente sì, ma lo scandalo delle fonti rinnovabili sarebbe da indagare, anche perché adesso ci troviamo di fronte alle scelte sull'elettrico e alle scelte sull'idrogeno.
filiere nelle quali per la verità siamo anche competitivi, perché c'è un pezzo di industria estremamente competitivo nell'economia circolare e anche nell'uso di fonti pulite. Beh, quello che accadde è che a un certo momento si posero degli incentivi molto forti che avrebbero dovuto creare anche una filiera industriale delle rinnovabili, che purtroppo non si è creata e ha prodotto una quantità di importazioni, soprattutto dalla Germania, ma anche dalla Cina, per cui oggi abbiamo effettivamente una quota di energia che deriva dalle fonti rinnovabili persino superiore a quella tedesca, che è ancora legata al carbone, se tu ci pensi, insomma. Però quanto ci è costata? E quell'incentivo è stato un incentivo giusto che ha creato delle attività industriali con una quota necessaria di rischio, oppure è stato un modo di sussidiare delle attività imprenditoriali private che, non avendo alcun rischio patrimoniale, non avevano ovviamente nessun stimolo a trovare l'efficienza, a crescere di dimensione e quindi a produrre un effetto virtuoso e positivo nella filiera. Quello non c'è stato. Allora, noi abbiamo troppi incentivi, troppe tax expenditures, perché comunque alla fine ti sarai reso conto anche tu che non c'è un'idea che non sia accompagnata da un incentivo fiscale o da un sussidio. Ma ci sono le possibilità che sono create dal mercato, uno se le va a cercare. Questa è l'imprenditoria. Non è che esista un'imprenditoria solo incentivata. Deve esserci un mercato liberalizzato, ovviamente, aperto. Purtroppo questi sono temi passati nel dimenticatoio, insomma. Invece no, ci si agisce solo se c'è un sussidio, un incentivo. Ma questa non è imprenditoria. Questo vuol dire che tu riduci il rischio al punto che non hai più stimoli a rinnovare, a innovare, a fare nuovi prodotti, nuovi processi e quindi a crescere. Nel libro c'è anche una forte autocritica della classe dirigente milanese e lombarda di fronte alla crisi sanitaria, anzitutto figlia, come tu scrivi, di una sottovalutazione colpevole della medicina di base, dell'esaltazione di un modello di sanità centrato solo sui grandi ospedali e nel rapporto squilibrato tra pubblico e privato. Voglio ancora chiamarti in causa rispetto al ruolo che noi abbiamo avuto, perché tu sei un riferimento per l'intera categoria, ma non ti pare che per tutta la prima fase gli errori marchiani della Giunta Fontana, ma non solo della Giunta Fontana, proprio di un approccio sanitario al tema della pandemia, siano stati ignorati quando non coperti in nome di una difesa o partitica o piuttosto territoriale? Sì, è accaduto qualcosa del genere, insomma. Diciamo che poi c'è stato un pezzo della stampa che ha molto criticato la gestione della regione Lombardia. Io continuo a pensare che il sistema sanitario lombardo, pur con tutti i suoi errori, sia un sistema di eccellenze. Ovviamente stiamo parlando di altre patologie, di altre malattie, e devo dire che c'è un rapporto tra pubblico e privato che forse va rivisto, anzi sicuramente va rivisto, ma non si può demonizzare per partito preso il privato. Lo stesso rapporto tra privato e pubblico che c'è in Lombardia c'è nella regione Lazio, per esempio. Non necessariamente il fatto che sia pubblico un ospedale è una garanzia di efficienza, insomma. È chiaro che sulla medicina di base errori sono stati fatti. L'altro giorno, parlando con Guzzetti, mi ricordava quanto fosse importante nel secolo scorso la rete di polioambulatori, che erano una rete, diciamo, di medicina di base popolare. Tra l'altro c'è tutta una tradizione riformista milanese, no? Che ha avuto grandi medici tra gli esponenti politici, no? All'inizio del Novecento quasi tutta la rappresentanza socialista al Comune di Milano era fatta da medici, perché c'erano state le grandi epidemie, perché c'era stato il tema della tubercolosi e tutto il resto, insomma. Ecco, bisogna essere attenti, e qui c'è un ruolo dell'informazione, un'informazione però che deve essere competente, deve conoscere. Non sempre noi abbiamo dei colleghi preparati su una questione sanitaria che sono veramente molto complesse, e qui io mi fermo perché ho superato il limite delle mie conoscenze. Poi c'è un problema che riguarda la società
milanese in quanto tale. Tu scrivi che è impossibile governare una città nella quale la borghesia se ne va via per il weekend. Spiegati meglio. È una frase di Giacomo Vaciago quando era sindaco di Piacenza, no? Perché se tu hai un'idea di una, di un pezzo di Milano che il venerdì sera era abituata a prendere e ad andarsene, poi io critico un po' anche la società civile e culturale milanese che durante la pandemia si è squagliata, insomma, no? Ci sono dentro anch'io, quindi non mi chiamo fuori. Ma insomma, bisogna viverla di più una città, non bisogna soltanto abitarla. Cioè i milanesi dovrebbero in qualche modo riscoprirla, riscoprire il centro, cosa che era avvenuta negli ultimi anni. E purtroppo siamo caduti e ci siamo fatti molto male, siamo stati un po' presuntuosi, un po' arroganti, però c'è la forza di risalire con un concetto di comunità. E guarda, io penso che la comunità accanto allo Stato, al mercato, nelle loro giuste proporzioni, siano la dimostrazione che abbiamo un futuro. Quello spirito del 45, 46, 47, tieni conto che la Scala venne inaugurata un anno più tardi dopo la fine della guerra ed era stata distrutta dai bombardamenti del 43, no? Ecco, quello spirito era uno spirito di persone di fronte al sacrificio, cioè di fronte alla vita, con una grande voglia di futuro. Noi dobbiamo avere un paese con voglia di futuro, non la paura del futuro e la difesa del passato e lo sguardo rivolto indietro. E non sei l'unico e non sarai l'ultimo a fare appello a quello spirito della generazione del dopoguerra. È diventato quasi un totem nella memoria di molti italiani delusi dal presente. Ma quale politica può convincere gli italiani che il riformismo consiste nell'accettazione di perdite e rinunce oggi e che il cambiamento comporta in ragione di un investimento di cui beneficeranno le generazioni future? Chi può parlare questa lingua, gli italiani? Una politica della trasparenza, insomma, che non guardi al consenso immediato, ma faccia leva sulla comunità, sui corpi intermedi, sul buon senso degli italiani, sulla voglia di lavorare e soprattutto che parli delle prossime generazioni. Io mi faccio sempre questa domanda. La mia generazione, dico la mia perché sono meno giovane di te, Alessandro, dovrebbe porsi questo quesito molto, molto duro da accettare. Ma noi stiamo facendo per i nostri figli e i nostri nipoti le stesse cose, gli stessi sacrifici con lo stesso spirito con il quale i nostri genitori, i nostri nonni fecero dei sacrifici per noi? Per me la risposta adesso è no. Io vorrei che questa risposta fosse sì. E speriamo che diventi sì. Ringraziamo Ferruccio De Bortoli. Grazie. Questo bellissimo libro, Le cose che non ci diciamo fino in fondo, edito da Garzanti e in questi giorni in libreria. E salutiamo i nostri ascoltatori. Ci rivediamo venerdì alle 17:30, sempre su War Room Books. Buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata.